abbiamo detto solo prima di mettersi le scarpe, mi salga un attimo sulla bilancia che la peso. Ok, perfetto. Ok, allora avevamo detto 69 kg versione 120-80. Ok, ha avuto tosse, raffreddore in quest'ultimo periodo. Sempre stata bene, perfetto. Ok, e allora e notiamo questo colesterolo che è un po' alto, quindi dobbiamo, prima di effettuare gli esami che li effettueremo più o meno tra 2 mesi, ci vediamo tra 2 mesi, le consiglio una cosa: innanzitutto di migliorare un po' l'alimentazione e di fare una corretta attività fisica. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione, deve evitare assolutamente i cibi fritti, tutto quello che riguarda il fritto, patatine fritte, i prodotti impanati, surgelati, tutte quelle cose fritte che ci sono, ecco, anche i food, i fast food. E poi bisogna evitare anche i dolci, le caramelle. Lo so che adesso, signora, stiamo andando verso Pasqua, però non dico proprio di eliminarli, ma di limitarli un attimo. Allora, io le scrivo qua intanto le cose che deve un po' limitare, così se le ricorda. Ah, un'altra cosa, gli zuccheri, cioè i succhi di frutta, le caramelle e le bibite gassate. E anche un'altra cosa, lei fuma, signora? No, non fuma, però qualche bicchierino, diciamo che lo può bere, però deve un attimo limitarsi anche con l'alcol, signora. Però adesso le prescrivo cosa consigliare. Allora, deve bere il latte scremato, perché il latte scremato contiene una leggera quantità di grassi, ma minima, perché appunto è scremato, a differenza del parzialmente o di quello intero. Questo contiene un limite di grassi più inferiore. Ok, allora, e dopo un'altra cosa che le consiglio di prendere: la frutta secca, e oltre alla frutta e verdura normale, e anche mangiare tanti legumi, fagioli, ceci, lenticchie, e anche a colazione, se ce la fa, di mangiare i cereali integrali, che sono molto buoni per appunto abbassare un po' il colesterolo, in modo che noi arriviamo che siamo giusti e abbiamo gli esami perfetti. Ok, dopo avevamo detto di ripetere la mammografia. Ok, andiamo a ripetere la mammografia e poi andiamo a ripetere anche l'elettrocardiogramma che avevamo detto. Sì, perché ho notato, mentre le sentivo il cuore, una leggera aritmia, e quindi bisogna un attimo andare a verificare se è tutto a posto, magari è solo così, comunque per essere sicuri, insomma, la ripetiamo. Allora, signora, qua c'è scritto tutto, le ho evidenziato le cose che deve fare e non fare per abbassare il colesterolo. E noi, signora, ci vediamo tra 2 mesi, che così ripetiamo tutti gli esami, ok? Arrivederci, signora, grazie.